Per inserire e gestire immagini all'interno del tuo sito, accedi a SuperSite. Dal menu in alto seleziona la voce Aggiungi il contenuto e poi Aggiungi sezione. Clicca su Aggiungi una sezione qui, presente sul bordo superiore ed inferiore della sezione già inserita. Dall'elenco degli elementi a sinistra, seleziona la voce Immagine. Scegli la combinazione più adatta alle tue necessità. L'elemento Immagine è così inserito all'interno della pagina. Per scegliere l'immagine da inserire, seleziona il widget. Clicca Aggiungi una nuova immagine e scegliela da un archivio cliccando l'apposito pulsante. Ti basta inserire la parola chiave nel campo indicato e avviare la ricerca all'interno dell'archivio. Ti informo che le immagini sono del tutto gratuite. Oppure puoi sceglierla da uno dei tuoi social o dal tuo computer. Poi salva le modifiche. Inoltre puoi aggiungere un'immagine già utilizzata o d'archivio cliccando su Scegli tra quelle recenti. Puoi inoltre creare un collegamento sull'immagine che sia a scelta verso una pagina del sito web, verso una pagina esterna o un indirizzo email. Puoi anche ridimensionare l'immagine in relazione alle tue necessità. Puoi cambiare la forma o l'aspetto mediante i menu a tendina indicati. Puoi gestire l'allineamento tramite la sezione Allineamento immagine. Dalla sezione SEO puoi migliorare l'indicizzazione sui motori di ricerca, inserendo l'attributo Alt, che rappresenta il testo alternativo delle immagini. Puoi modificare il tag titolo e la descrizione dell'immagine. Una volta ultimate le modifiche, clicca Salva per confermarle. SuperSite ti consente inoltre di modificare l'aspetto dell'immagine attualmente in uso. Per farlo, cliccaci sopra. Clicca su Modifica immagine e avrai accesso a un editor di immagini che ti permette di inserire testi, applicare filtri e cornici, aggiungere stickers e molto altro. Dopo aver modificato l'aspetto dell'immagine, clicca Fatto in alto a destra per salvare le modifiche. E nuovamente salva per ultimare l'operazione. Per concludere, ti mostrerò come eliminare un'immagine dall'archivio precedentemente utilizzata o caricata per errore. Seleziona il widget Immagine presente sulla pagina. Clicca Scegli tra quelle recenti. Passa il cursore sull'immagine da rimuovere e clicca sull'icona ingranaggio. Poi clicca sull'icona del cestino per cancellare l'immagine dall'archivio e ritorna nella pagina principale dell'editor. A questo punto l'immagine verrà rimossa dall'editor SuperSite, ma online sarà ancora visibile, nel caso in cui se ne conosca l'URL specifico assegnato dall'editor, a seguito del primo caricamento. Tale contenuto può infatti restare indicizzato sui motori di ricerca per tempo ed essere visibile cliccando sui risultati del motore di ricerca. Se vuoi rimuovere definitivamente il contenuto, devi aprire una richiesta di assistenza dalla pagina assistenzaclienti.aruba.it. Se invece vuoi rimuovere il widget immagine presente nella pagina, selezionalo e clicca sull'icona indicata.